Cinquina a Reggio Calabria e il Caffè Toraldo vede la salvezza. Successo che vale doppio per il Marcinese Marigliano contro una diretta concorrente. Match deciso nella ripresa, ma conti fatti il punteggio non rende merito lo strapotere campano. Senza Manzali infortunato, Ranges si affida al ritrovato Eli, al buon momento realizzativo di Maggio e a Giglio Fiorito. I risultati sono esaltanti e la meta stagionale è a un passo. Avvio buono dei calabresi con Atkinson che vince una serie di contrasti, serve Lovatel ma l'uscita di Bertoni è provvidenziale. È di Caviglia la prima sortita offensiva locale, ma Logatto sceglie bene il tempo e chiude. Atkinson è bravo a tenere in piedi il Reggio, poi Durante si invola ma sbaglia la mira. Dal nono minuto inizia l'assedio biancazzurro, prima Costa, poi Laurenza che mette a sedere la difesa e conclude sul portiere. Quindi Unfer dalla distanza, break di Durante che ridà speranza ai suoi. In 120 secondi Bianco e Marcianò provano a colpire in ogni modo, Bertoni non sbaglia e l'equilibrio continua. Rischia qualcosa Logatto con un rimpallo che prema Unfer ma il palo nega il vantaggio. Caviglia ci prova dalla sinistra, l'estremo difensore non si arrende, capitola invece al 18° su angolo di Costa e zampata di Eli. Si riparte e Giglio Fiorito va vicino al raddoppio. In chiusura guizzo del solito Atkinson che chiama il portiere a un nuovo intervento. Nella ripresa Reggio si scioglie anche se l'avvio dei padroni di casa è inquietante. Eli si divora il 2-0 che però arriva un attimo dopo ad opera del capitano, bravo a chiudere in rete, un assist del solito Costa. Il Marcinese gioca sul velluto, Eli si concede il lusso di sbagliare ancora una volta solo davanti a Logatto, ma sulla respinta Caviglia fa tris e l'incontro è ai titoli di coda. Prima della fine i protagonisti tentano di lasciare il segno, punizione di Atkinson sul fondo, Costa mira all'angolino più distante ma è nuovamente esemplare la respinta del portiere. Caviglia deve far pulire il mirino e ancora Costa che prova con un destro a giro ma gli va male. Il brasiliano capisce di dover assistere i compagni e si ripete la scena vista poco prima, suggerimento per Giglio che cala il poker. Non è ancora finita, Marcianò tenta dal settore sinistro, Maggio prende la mira per poi trovare il bersaglio al 28° e dedica speciale per la moglie in dolce attesa. Giglio Fiorito vorrebbe il tris ma Logatto glielo nega. Dall'altra parte Bertoni chiude prima su Votano, poi su Atkinson. Il gol della bandiera lo firma proprio il giovane numero 10 e nell'ultimo minuto Atkinson e Marcianò sbattono contro Bertoni. Finisce con la gioia di un Caffè Toraldo che immediatamente si avvia a confermare la 2 per un altro anno.